Bentornati su Fabio Talk. Oggi vorrei mostrarvi come montare un sifone da bidet, in questo caso è da bidet, cercando di non smontare l'intero bidet. Vediamo se ci riusciamo. Andiamo. Prima cosa che dobbiamo fare, prima di iniziare qualsiasi lavoro di idraulica in casa, è quello di chiudere i rubinetti. Assicuriamoci che dal miscelatore non esca acqua. Muniamoci di uno straccio da mettere sotto al bidet, eventualmente dovesse uscire acqua. Dopodiché, con l'aiuto di una pinza regolabile, tutta quanta aperta, proviamo a svitare la piletta dalla parte alta del bidet, senza smontare così l'intero bidet. Allora, proviamo a mettere il becco della pinza qui dove il buco della piletta, così, e andiamo a svitare in questo modo in antiorario la piletta. Una volta che si è allentato, possiamo finire di svitarlo anche a mano. Così ci possiamo togliere la parte sottostante della piletta. Adesso stacchiamo lo scarico dal muro e possiamo toglierci tutto. Ecco qui, così siamo riusciti a togliere piletta, sifone, scarico e tutto quanto. Allora ragazzi, adesso cosa ci serve? Il vecchio sifone da smontare, chiaramente il nuovo sifone e due pappagalli. Cominciamo con lo smontare il vecchio sifone dalla piletta. Rallentiamo le due ghiere e ci smontiamo così la piletta dal sifone. Questo, come potete vedere, è un sifone che sto cambiando perché perdeva acqua, si era spaccato. Ora, smontato il vecchio sifone, prendiamo il nuovo sifone e cerchiamo di, sovrapponendolo, di rispettare le stesse misure. Il modello è diverso, questo vecchio aveva uno scarico sotto, mentre questo ha lo scarico di lato, ma questo poco importa. E vediamo che la curvatura del sifone, bene o male, è la stessa. Quindi possiamo procedere nello smontare completamente il vecchio sifone e in pratica gemellare tutti quanti i pezzi. Avendo tagliato tutti i pezzi su misura, possiamo cominciare a montare il nuovo sifone. Inseriamo la ghiera dal lato opposto del tubo, qui dove è la filettatura, a nascondere la guarnizione, e la andiamo ad inserire
dalla parte dello scarico. Adesso andiamo a stringere anche semplicemente a mano, finiamo prima di montarlo completamente. Adesso ci andiamo a montare con quest'altra guarnizione che metteremo qui intorno. Qui dalla parte dello scarico, anche qui per adesso andiamo a stringere a mano, mentre invece qua sopra andrà messa la piletta. Andrà messa la piletta, dovremo usare questo attacco. Adesso dobbiamo montare questo attacco alla nostra piletta. Per fare questo dobbiamo mettere due ghiere in pratica a contrasto, una filettatura che vada verso la piletta, Sono suo figlio. dopo ti presento papà, questa volta senza la guarnizione perché dovremo mettere questa, e l'altra a contrasto, come avevamo detto prima, con la filettatura rivolta verso la guarnizione. Quindi metteremo lo scarico nella filettatura e andiamo a stringere la nostra ghiera. Anche questa volta stringiamo a mano. Quindi, fatto questo, ci mettiamo l'ultima guarnitura, tiriamo su la ghiera e andiamo a mettere per ultima la piletta. Adesso possiamo passare a stringere con la pinza. Adesso faremo il contrario di come abbiamo fatto per smontarla. Quindi controlliamo di aver inserito bene lo scarico nella guarnizione qui addosso al muro. Considerate deve entrare almeno quei 4-5 centimetri. Possiamo chiudere il coperchio e andiamo a aprire l'acqua. Andiamo quindi a riaprire l'acqua dei sanitari. Andiamo ad aprire il miscelatore. E adesso controlliamo se sotto il bidet abbiamo messo tutte quante le guarnizioni a posto o se dovesse perdere acqua. Quindi con acqua aperta mettiamo la mano qui dentro al sifone e controlliamo se perde acqua. Se vediamo che la mano esce completamente asciutta, non perde acqua, vuol dire che il lavoro è terminato con successo. Ciao a tutti ragazzi, anche questa l'abbiamo fatta, il lavoro è terminato. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un mi piace, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video che farò e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Un saluto a tutti da Fabio, ciao!